L'isola dei famosi, Mara Venier umilia Alessia Marcuzzi. Ecco perché. Gossip Isola dei famosi 2018, Mara Venier prende le distanze da Alessia Marcuzzi. Nuovi colpi di scena sullo scandalo droga o il cancelletto Isola dei famosi 2018. Ieri sera nel corso della puntata di Striscia la notizia in onda su Canale 5 abbiamo visto che Valerio Staffelli si è recato dall'opinionista del reality show condotto da Alessia Marcuzzi, per metterla al corrente delle ultime novità che riguardano il Cannegate. Come ben saprete, infatti, Striscia la notizia ha attuato la moviola per i filmati del cancelletto Isola dei famosi dove Francesco Monte veniva accusato da Eva Enger. Nuove polemiche sul Cannegate all'Isola dei famosi. Con un lavoro a dir poco minuzioso, Striscia la notizia ha permesso al pubblico da casa di ascoltare le parole integrali di Francesco Monte, il quale in quel contesto non ha mai negato la versione dei fatti svelata in diretta TV all'Isola dei famosi dalla Enger ma addirittura chiedeva alla concorrente di fare anche i nomi degli altri concorrenti che avevano fumato con lui delle canne, aggiungendo che in questo modo la figuraccia la facevano tutti e non solo lui. Ebbene tale filmato è stato mostrato a Mara Venier, la quale non sapendo cosa dire ha chiesto a Staffelli a cosa si volesse arrivare su questa polemica del Cannegate. A quel punto Staffelli ha ribadito che loro vogliono solo la verità e la Venier ha ribattuto dicendo che lei ha sempre chiesto la verità in trasmissione e non ha mai negato l'evidenza, quasi come se avesse voluto lanciare delle frecciatine ad Alessia Marcuzzi. Mara Venier contro Alessia Marcuzzi. Ricordiamo, infatti, che in un primo momento la Marcuzzi ha negato la versione dei fatti riportata dalla Enger, facendo parlare in trasmissione tutti i vari concorrenti dell'Isola dei famosi, che di volta in volta venivano eliminati dal reality show Mediaset, i quali confermavano di non aver visto Monte fumare. Successivamente poi c'è stata la sfuriata in diretta di Alessia nei confronti della Enger, in seguito alla quale abbiamo visto che Striscia la notizia ha rincarato la dose nei confronti della padrona di casa dell'Isola dei famosi, la quale è stata soprannominato Pinocchio per le presunte bugie che avrebbe detto per coprire la produzione del reality show. Adesso, poi, arrivano le presunte frecciatine di Mara Venier contro Alessia che non sono passate inosservate sul web. Cosa succederà la prossima settimana in diretta su Canale 5? Il tema Cannegate verrà riaperto all'Isola dei famosi oppure no? Cancelletto l'Isola dei famosi 2018.